Salve e benvenuti a questa lezione sulla verifica allo stato limite ultimo delle strutture in muratura. Il livello di approfondimento della trattazione è adeguato al corso di progettazione, costruzione e impianti che si tiene negli istituti tecnici ad indirizzo costruzione, ambiente e territorio. Questa lezione segue quella sulle proprietà meccaniche del materiale e affronta l'approccio di verifica allo stato limite ultimo basato sulla determinazione dell'eccentricità convenzionale e quindi del relativo fattore di riduzione della resistenza a compressione semplice della muratura. La verifica a pressoflessione fuori piano di un pannello in muratura si effettua confrontando lo sforzo normale di progetto che sollecita il pannello con lo sforzo normale resistente ottenuto riducendo la tensione di compressione di progetto attraverso il fattore φ dipendente dalla snellezza del pannello e dalle eccentricità convenzionali di applicazione dello sforzo normale di progetto. In pratica, la sollecitazione di pressoflessione è ricondotta convenzionalmente ad una sollecitazione di compressione semplice, in cui però la resistenza della muratura viene ridotta per tener conto dell'eccentricità di applicazione del carico e dell'influenza della snellezza del pannello murario sulla sua capacità di resistenza ai carichi assiali di compressione. Nelle prossime slide vedremo proprio come applicare le prescrizioni normative per la determinazione della snellezza del pannello e delle eccentricità convenzionali di applicazione dei carichi verticali. Indicando con T lo spessore del pannello murario e con H la sua altezza tra i solai che lo delimitano, si definisce snellezza convenzionale della parete e si indica con la lettera greca lambda il rapporto tra l'altezza H ridotta del fattore ρ e lo spessore del pannello T. Con il fattore ρ si tiene in conto l'irrigidimento fornito da eventuali elementi murari ortogonali al pannello, che ne limitano la capacità deformativa fuori piano sotto l'azione dei carichi assiali. Affinché le pareti ortogonali siano in grado di offrire un contributo positivo alla snellezza della parete, occorre che abbiano uno spessore minimo di 20 cm, che siano lungo almeno 3,03 volte l'altezza della parete da verificare e che, in presenza dell'apertura di vani, questi siano posti ad almeno un quinto dell'altezza H della parete. Laddove queste condizioni non siano verificate, oppure nel caso in cui il pannello murario non abbia su entrambi i lati un'intersezione con una muratura che rispetti i requisiti descritti, il pannello da verificare sarà considerato come isolato ed il coefficiente ρ si assume uguale a 1. Nel caso che il pannello risulti adeguatamente vincolato lateralmente, indicando con A la distanza tra le pareti ortogonali vincolanti, il coefficiente ρ si ottiene in funzione del rapporto tra l'altezza del muro H e la distanza A. Per H fratto A minore o uguale a 0,50 si assume ρ uguale a 1. Per H fratto A compreso tra 0,50 e 1 si assume ρ pari a 3 mezzi meno H fratto A e per H fratto A maggiore di 1 si assume ρ uguale a 1 fratto 1 più H fratto A al quadrato. Consideriamo il caso di un pannello murario su cui poggia il solaio da un solo lato. La risultante dei carichi riportati sui muri dai solai sono indicati nella norma con il simbolo N2. Per indicare che il carico deriva da un solaio posto a destra o a sinistra del muro, si aggiunge di solito ad N2 l'apice D per indicare un solaio a destra oppure l'apice S per indicare un solaio a sinistra del muro. Poiché la muratura ordinaria non è in grado di lavorare a trazione, si ipotizza che lo scarico del solaio avvenga in modo da produrre esclusivamente tensioni di compressione sul muro. La condizione limite che comporta, seppur in presenza di una sollecitazione di pressoflessione, esclusivamente tensioni di compressione del muro, determina un diagramma di tensione di compressione di forma triangolare, in cui la tensione è massima dal lato del solaio e nulla dal lato opposto.
Con questa ipotesi, la risultante del carico trasferito dal solaio è applicato nel baricentro del diagramma di tensioni e quindi a T terzi dal bordo interno del muro. L'eccentricità del carico N2 rispetto all'asse centrale del muro è pari quindi alla differenza di T mezzi meno T terzi, e cioè pari a T sesti. L'eccentricità convenzionale dovuta allo scarico dei solai è indicata nelle norme con il simbolo ES2. In questo secondo caso, sul setto murario da verificare, oltre allo scarico del solaio N2D, agisce il carico trasferito dal muro sovrastante, che nella normativa è indicato con il simbolo N1. Il muro sovrastante presenta una risega allineata sul profilo esterno del muro, per cui il carico N1 presenta un'eccentricità rispetto all'asse della parete sottostante che nelle norme è indicato con il simbolo D1. È facile comprendere che nel caso di una risega come quella in esempio, la distanza tra i due assi dei setti D1 è pari alla differenza degli spessori T delle due pareti diviso 2. Indicando con ES1 l'eccentricità convenzionale dovuta allo sforzo N1, questa è pari al momento prodotto dallo sforzo N1, valutato positivo se orario e negativo se antiorario, diviso la risultante dei carichi applicati N1 più N2. L'eccentricità convenzionale è con S2 dovuta allo sforzo N2 scaricato dal solaio è pari al momento prodotto dallo sforzo N2, cioè N2 per T sesti, diviso la risultante dei carichi N1 più N2. L'eccentricità strutturale totale con S è data dalla somma delle due eccentricità E con S1 ed E con S2, e quindi pari al momento totale fornito dagli sforzi N1 ed N2 rispetto all'asse della parete, diviso la risultante dei carichi N1 più N2. Il caso più generale che può presentarsi per la determinazione dell'eccentricità strutturale convenzionale è quello di un setto murario intermedio portante un solaio da entrambi i lati e sormontato da una parete che presenti una risega. In tal caso, l'eccentricità ES1 dipende dal momento prodotto dallo sforzo N1 trasferito dal muro sovrastante diviso la risultante dei carichi N1 più N2D più N2S. Le forze scaricate dai solai di destra e di sinistra presentano la stessa distanza T sesti dall'asse della muratura, ma producono nell'ordine un momento orario ed un momento antiorario. L'eccentricità strutturale S2, dovuta agli scarichi dei solai, dipende quindi dal momento risultante dovuto agli scarichi dei solai di destra e di sinistra, diviso la risultante dei carichi N1 più N2S più N2D. L'eccentricità strutturale convenzionale E con S si calcola sommando i due contributi, E con S1 e E con S2. Sommando le relative espressioni si ottiene un'espressione unica e generale che fornisce direttamente l'eccentricità strutturale convenzionale E con S. Se il pannello da verificare è parte di una parete esterna del fabbricato in muratura, su questo agisce anche un carico ripartito orizzontale determinato dall'azione del vento. Per la valutazione delle sollecitazioni prodotte dal vento, il pannello murario si può modellare come una trave semplice appoggiata ai solai superiore ed inferiore. Il carico dovuto al vento può ipotizzarsi come un carico uniformemente distribuito. Con questo modello strutturale, il carico da vento produce un momento flettente che è massimo nella sezione di mezzeria del muro e che è pari a QV per H quadro ottavi. Nella stessa sezione in cui il momento è massimo, agisce uno sforzo normale che è determinato dalla somma dei carichi N1 ed N2 applicati in testa al muro e dal carico derivante dal peso della metà altezza del muro da verificare, indicato in figura con il simbolo generico NP mezzi, dove con NP si intende il peso dell'intero muro.
L'azione del vento produce sul muro un'eccentricità di applicazione dei carichi verticali che, indicata con EconV, è data dal rapporto tra il momento MV dovuto al vento e lo sforzo normale N agente nella sezione di massimo momento. Oltre all'eccentricità dovuta all'azione del vento e alle eccentricità strutturali prima trattate, sul muro deve essere considerata anche la presenza di un'eccentricità accidentale E con A che può derivare da difetti ineliminabili di verticalità del baricentro della sezione del muro e dalle tolleranze di esecuzione. Tale eccentricità accidentale è fissata dalle norme nella quantità E con A pari ad H fratto 200. Una volta determinato per un setto murario l'eccentricità convenzionale strutturale E con S, le eccentricità accidentali E con A e l'eventuale eccentricità E con V derivante dall'azione del vento, queste eccentricità dovranno combinarsi opportunamente a seconda del tipo di verifica da condurre sul muro. Nel caso di verifica delle sezioni di estremità del muro, si dovrà considerare un'eccentricità convenzionale E con 1 data dalla somma dell'eccentricità strutturale E con S, presa con il proprio valore assoluto, e dall'eccentricità accidentale E con A. L'eccentricità E con 1 così calcolata non deve risultare maggiore di un terzo dello spessore del muro. Nel caso questa limitazione non sia rispettata, occorrerà procedere ad aumentare lo spessore del muro per far sì che l'eccentricità rientri nel suddetto limite. Per la verifica della sezione a momento massimo dovuto al vento, si deve considerare un'eccentricità convenzionale E con 2 pari ad E con 1 mezzi più l'eccentricità E con V presa con il proprio valore assoluto. Anche questa eccentricità dovrà risultare non maggiore di un terzo dello spessore della parete. L'eccentricità E con 2 dovrà comunque essere assunta pari ad almeno il valore dell'eccentricità E con A che viene assunta dalle norme come un limite inferiore. Una volta determinata l'eccentricità E con 1 o E con 2 da considerare, andrà calcolato il coefficiente di eccentricità convenzionale M dato dal prodotto 6 per E diviso lo spessore della parete T. Il coefficiente M, allo scopo di fornire un riferimento adimensionale per l'eccentricità, svincolandola dal particolare valore dello spessore del muro. Riprendiamo la modalità di verifica sforzo normale indicata dalle norme per la muratura. Nella formula dello sforzo normale resistente, la tensione di compressione di progetto del muro è ridotta con l'applicazione del coefficiente Φ che dipende dalla snellezza della parete e dal coefficiente di eccentricità dimensionalizzato M. La norma ci fornisce una tabella a doppia entrata in cui è riportato il valore da attribuire al coefficiente Φ in funzione della snellezza e del valore del coefficiente di eccentricità M. Anche in questo caso, come già dimostrato in un'altra lezione nella determinazione della tensione di progetto del muro, valori intermedi di snellezza e del coefficiente di eccentricità che non sono riportati esplicitamente nella tabella forniscono valori del coefficiente di riduzione Φ che devono essere determinati con il procedimento di interpolazione lineare. Una volta determinato il valore del coefficiente di riduzione Φ da utilizzare nella verifica, si procede al calcolo dello sforzo normale resistente NRD, moltiplicando la tensione di compressione di progetto ridotta per l'area della sezione resistente del setto murario. Lo sforzo normale di progetto ND che sollecita il muro è fornito dalla somma degli sforzi N1 ed N2 in testa alla parete e per la verifica al piede dalla somma N1 più N2 più lo sforzo derivante dal peso della parete NP. La verifica del muro sarà soddisfatta se lo sforzo di progetto ND risulta minore o al massimo uguale allo sforzo normale resistente NRD. La pressoflessione nel piano del muro è determinata dalle azioni orizzontali dovute al vento o al sisma
che sono ripartite dai solai ai singoli setti con funzione di controvento nella direzione dell'azione considerata. Senza entrare nei dettagli della determinazione del momento flettente nel piano, che richiede una modellazione spaziale della struttura moraria, ci si limita qui a valutare la condizione di verifica della sezione alla base del muro che risulta sollecitata dal momento MED, dallo sforzo normale NED e dal taglio VED. Per la verifica presso flessione nel piano, le norme utilizzano una legge di legame tensione-deformazione della muratura di tipo parabola-rettangolo, che più corrisponde al reale comportamento della muratura. Indicando con sigma con zero la tensione di compressione media del muro, pari cioè al rapporto tra lo sforzo normale ND e l'area della sezione del muro B per T, il momento resistente della parete è fornito dalla formula riportata nella slide. In questa formula compare il coefficiente alfa che rappresenta il rapporto tra l'area del diagramma di legame parabola-rettangolo e l'area di un diagramma di legame di tipo rettangolare a tensione costante e pari ad FD. Il coefficiente alfa per il tipo di legame prescelto è assunto dalle norme pari a 0,85. La verifica presso flessione è soddisfatta se il momento sollecitante di progetto MED è inferiore o al massimo uguale al momento resistente della parete MRD. Per la verifica a taglio occorre considerare il contributo della sola parte di sezione del muro sollecitata a compressione. Il taglio resistente della parete è pari al prodotto dell'area effettiva resistente a taglio per la tensione tangenziale di progetto del muro. Detta ET, l'eccentricità dello sforzo ND determinata dal momento MED, se ET è minore di B6, il muro sarà interamente compresso e quindi l'area effettiva resistente a taglio corrisponderà all'area della sezione dell'intera parete. Se T è maggiore di B6, ma comunque contenuta entro il limite normativo di 0,22B, la parte di parete sollecitata a compressione è lunga X, e cioè pari a 3 volte la distanza U tra lo sforzo normale ND e il bordo della parete. Sostituendo a B la lunghezza efficace X, l'area efficace a taglio della parete è pari a x per t, e cioè pari a 3 per b mezzi meno et moltiplicato t. Bene, anche questa lezione è terminata. Se vi è risultata chiara e utile per il vostro apprendimento, vi invito a visualizzare anche le altre video lezioni disponibili su questo canale. A risentirci alla prossima lezione.